C'è una ragazza che si è messa lì a cercare tutti, e dico tutti, gli insulti che Pietro si è beccato dal sottoscritto nell'ultimo anno, insomma. Io ho preso questi insulti, ho tenuto i più belli, diciamo, cioè quelli più significativi, e ci ho fatto una compilation. Non so quanti abbiano fatto una compilation del genere su YouTube, ma io sì, io posso. Buona visione. Comunque ragazzi, nel trapianto di cervello il paziente in questione è Pietro, perché a chi altro puoi fare un trapianto di cervello? Diamo un motivo a Pietro di esistere, perché con quello che ha adesso che si ritrova non è che... Poverino, guarda è brutto essere stupidi. 3, 2, 1. Olè! Perfetto Pietro, ti ho liberato del tuo più grande peso. Vediamo che cosa possiamo inserire all'interno per rendere Pietro più intelligente di prima. Ok, in teoria adesso dovresti essere molto meglio di prima. Pietro è tutto scemo! Raga, ho trovato la cosa più bella del gioco, ma anche la più inutile. Pietro? Ah, Pietro muore, meno male. Lo senti il ghetto? Vai, vai, ballali sul Ah? cadavere. Allora, ma tu sei un troglodita. Sei un No, tro... no, Sei un tro... dai, dai! Sei un troglodita. Se noi stiamo Tirami ballando, tu balli, non uccidi. Tu balli. Pietro! Tu picchia nelle mani di Pietro, pensa a te. Mica, questa era una giocata da Pietro, di quelle brutte Oh no. forti. Pietro fa schifo! Akinetor, per chi non lo conoscesse, ma state fuori dal mondo se non lo conoscete, è questo genio. Quindi non è Pietro. Adesso abbiamo pensato a persone che mi sono vicine, che quindi amo, che siano nella mia vita. Invece adesso pensiamo a persone che mi stanno sul cazzo. Pietro è diventato famoso grazie a YouTube. Sì, vabbè, va. È fissato per la polizia, ma va, puzza pure, no? Ha a che fare con Famigi? Sì. Fuma marijuana? Sì, però mettiamo no. Indossa delle cuffie? Fa video con le cuffie? Cioè, non è... Non so, credo di sì per sentire. È per forza che ascolta. Adesso guarda che devo anche. Gli ho dato pure una views. No, no, non mi paragonare. Puzza quello, io no. A chi stai pensando? A quel maniaco di Pietro. Bob è un nome americano e quindi a me piace dire grande Bob. Bellissimo. Mi sono Tipo sempre sognato nella Sappinto. mia vita di dire grande Bob. Ma me lo Quindi. dirai anche quando morirò? Sì. Tu hai tutti i meriti del mondo e Pietro ha tutti i demeriti. Ma allora? Bob, Bob, io ti poi. devo chiedere innanzitutto scusa, Bob. Prima cosa, ti Che chiedo cosa? scusa per Pietro. Ma guarda, ci gioco tutti i giorni, quindi Allora poi. mi dispiace. Pietro? Dimmi. Ti sei accorto anche tu che c'è una bestia qua gigante che somiglia un po' a Pietro? Non so se l'hai vista anche tu. Ti fa male? Lo so, è un po' come se ti cadesse Pietro addosso. Allora, fratello, ci sono situazioni peggiori. Ad esempio, potresti fare un video in collaborazione con Pietro. È morto perché non sopportava l'idea. No, È qua esattamente. No, hai ucciso me! quasi morto. Traditore della patria! Schifoso Pietro! Se Vai. continui così. No, ma puoi essere così idiota, Dio mio. Il profumo della vittoria non sa di Pietro, sa più di Bob. I propositi per questo 2018: tirare uno schiaffo a Pietro più forte. Ti manca il Giappone? Se sì, cosa maggiormente? Sì, mi manca stare lontano da Pietro. Guarda che 2000 che sei, Pietro. Guarda che 2000. Uno, due, tre. Ah! Sì! Ha veramente funzionato un tuo piano! Hai Come? visto? Sta pisciando qualcuno. Ah, pensavo fosse Pietro, no? È un tubo che perde. L'unica roba più brutta di questo gioco è giocarlo in coop con Pietro. Pietro, Favij, chi ha più iscritti? Questo è Ovviamente. bullismo. Mi portavo di qua e preso un palo. E poi arrivavo e camminavo. Ah, E se ne è da quella volta che sei così. Chi ha più iscritti tra i due? Allora, aspettiamo. Oh, ma Pietro impalato però. Cos'è sta roba? Cos'è? Quello è comunque uguale a Pietro. Ragazzi, no, usate i condom, per cortesia. Usate i condom, che sennò poi i risultati sono incasinati. Vedete Pietro? Quello è morto nella lavatrice, Pietro ammorbidente. Modern Woman, il libro di Pietro questo. Ah, si è aperto. Buongiorno. C'era un tizio lì dentro veramente brutto. E non si tratta di Pietro. E Pietro è morto. Sha-la-la-la-la-la. Io ho una vita, Io ho una vita, maledizione. Una vita, una famiglia. Un cane. O Pietro. Devo badare a Pietro. Quello muore se non ci sono io. Muore perché non sa neanche mangiare se non lo imbocco. Abbatti le mani, schiocca le dita. Pietro è morto tutta la vita. Eva, Pietro lapidato. Perché? Guarda che va avanti solo da me. Va avanti solo da te perché sono io che giro. Ma come la ragioni la fisica? Di là, pirla! Siedi. Venga! Ma cosa venga? Non riesco a nuotare fin lì. Credo. E Salta, infatti salta! mi hai voluto far suicidare, Aspetta! brutto pezzente. Aspetta! Vai, vai, spingi, spingi, spingi ancora. Così mi lasci giù, vaffanculo! Ciao Pietro! Ciao Pietro!
Ciao Pietro. No, non sono riuscito a lasciarti qua. Staccati dal mio motoscafo, schifoso. Aspetta. No, non farlo. Sei proprio un pezzo di me. Al volo. Aspetta, ma che al volo? Vabbè, buttati, buttati. Se muori non fa niente. Ma tu sei scemo. Vai Pietro, più veloce. Sei lento come una scarpa morta. Abbiamo un distacco di punti che è veramente di poco. Però come possiamo vedere abbiamo fatto lo stesso numero di parate. Di tiri. Beh, però hai meno ping di me. Hai meno ping, bravissimo. Cioè io sono riuscito a schiantarmi. Sono riuscito a schiantarmi sul porco il Pietro di soffitto. Questo è il rituale per battere il drago dell'end dopo, va bene? Eccolo! Uccidi il pulcino e batteremo il drago. Ma io proprio con questo elemento devo fare una serie di Minecraft. Cioè che problemi, ho potuto scegliere. Hai le frecce, me ne andrò più una. Non nel portale, sennò va persa. Grazie. Puoi essere più stupido di così. User in your channel timed out. Porca vacca, è crashato Pietro. Quando c'è da rompere le balle, la connessione lì funziona benissimo. Quando c'è da fare le cose tipo questa, crasha, un genio. Vai, buonanotte. Ah. Perché devi dormire vicino a me? Ma vai via, maledizione, vai via. Dai. Schifo. Ammazzatelo, ammazzatelo, sì. Vi amo. Pensa che prima se non avevamo la spada quella che hai tu adesso. Ma perché questa persona è nata? Tra un miliardo di spermatozoi hai vinto tu, porca vacca. Guarda, c'è una pecora nera lì. E poi c'è anche questo animale grazioso. Allora, qua si fa il salto della fede, Pietro. Ci sei? Prima tu però, eh. Vado. Vai. Vado. Sì. Funziona, vieni. When I see you again. Se tu stessi andando a fuoco e io avessi dell'acqua, io la berrei. Ah, ci sono dei pony, ma che figa. Cosa ci fai qua dentro, Pietro? Ma cosa ci fai qua? Vedi, Pietro? Questa è la quantità di ragazze che ti cercano. Aia che ma... Oh! Ma c'è uno zombie qua, ma sei scemo! Ma tu sei tutto drogato! Ciao amico, ci vediamo in un... No, maledizione, c'hai la barca. Non posso spaccartela in qualche modo, tipo collidendo con te. No, scherzavo, va bene. No, aia! Ma avrai dei ritardi. Ma tu hai dei problemi. Vediamo se abbaia, fermi. No, Lore, no. Vai, ti segue, vieni. Ha dei problemi questo cane, un po' come te. Vabbè, ecco, questo qua sembra più un dito medio, te lo dedico. Spara a colpo sicuro, spara. Spara a colpo sicuro. Bravissimo. Grazie. Madonna. No, l'ho mancato. Mi spara a colpo sicuro. C'ho un mal di pancia, madonna, perché? Oh, poverino. Fai il brodino questa sera? Mi sa di sì, cazzo. Oh. Fa malissimo. Pancia. Senti, non rompere le palle, tu brutto essere umano, robot di sta minchia. Un mal di pancia, posso avere mal di pancia una volta nella vita, mi fa troppo male la pancia. Poverino, vuoi le coccole? Oh sì, ho mal di pancia, sai cosa faccio? Devo cagare per andare a farmi passare il mal di pancia. Che cosa faccio per cagare? Guardo i video di Pietro. E questa ragazzi era la compilation di insulti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che voi trattiate i vostri amici meglio di come li tratto io. Quando se vi è piaciuto, commento, mi piace, anche per i social, come vi ho detto in descrizione. Sono stato Coristi, iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo insulto a Pietro. Beh ragazzi.